Non solo un territorio unico per tipologia. Bolgheri è un'idea, un mosaico di immagini, culla di sogni e di reali ambizioni. Un viale di cipressi che ha spalancato le porte alla nuova enologia italiana, conducendo i suoi vini sotto i riflettori del mondo. La lussuriosa macchia mediterranea da un lato, il mare che delinea la costa tirrenica dall'altro. Un territorio irripetibile, pennellato di verde, azzurro e castano, con un microclima eccezionale per la produzione di grandi vini. E proprio qua Luca e Valentina coltivano i loro sogni. Io sono Luca, sono di lavoro, faccio il consulente aziendale. Ho fatto un po' il giro d'Italia, nel senso che sono partito da Arezzo, dove sono passato i primi anni della mia vita, poi mi sono trasferito a Roma, dove peraltro ero nato, e da Roma sono venuto circa 20 anni fa a Firenze. Da Firenze, ritornando in Toscana, ho avuto la possibilità di scoprire più che ritrovare, perché non lo conoscevo, il luogo dove ora mi trovo, che è appunto Bolgheri. Allora, Valentina è nata a Roma, vissuta sempre a Roma fino all'età di 40 anni, dopodiché trasferita a Firenze per motivi di lavoro del marito. Ho lavorato sempre nel settore bancario, dopodiché a Firenze ho fondato una piccola società di ricerca e selezione di personale con una socia e da lì siamo partite con questa attività. E nel frattempo ci siamo imbattuti in questa nuova realtà che è questa dell'azienda agricola. L'azienda di Campo al Signore, con i suoi vigneti, è situata proprio lungo la via Bolgherese, la strada che porta da Castagneto Carducci al famoso viale di Bolgheri, nella zona migliore per la viticoltura. La protezione delle colline, la vicinanza al mare, la ventilazione, la luce diretta e da riverbero. Tutto questo contribuisce ad una maturazione lenta e regolare delle uve che conferisce ai vini struttura, equilibrio ed eleganza. Qua al Campo al Signore diciamo che utilizziamo la fortuna del posto dove ci troviamo, perché è un ambiente veramente magnifico per la viticoltura e naturalmente anche la denominazione Bolgheri ne risente favorevolmente di questo ambiente. La cosa bella, che da un punto di vista professionale a me personalmente piace di più, è che le piante vengono normalmente a secondare nel loro incedere durante il corso della stagione, e lo facciamo con estrema semplicità, cercando di interfacciarsi con la loro crescita nel modo più naturale possibile, intervenendo il meno possibile anche con l'utilizzo di mezzi tecnici e soprattutto dando molto valore alla naturalità della crescita del vigneto. E i risultati che noi abbiamo di fronte si possono anche toccare con mano. Nel 2010 Luca e Valentina acquistano così un casale e un terreno nella calda e accogliente terra dell'Alta Maremma. Poi lavori di ristrutturazione per mantenere la struttura originaria, dandogli un tocco di modernità ed eleganza. Appassionati, maniacali, si sono subito affezionati a questo luogo di sole, mare e ritmi lenti, dove riscoprire i valori della semplicità e della pazienza. Sì, la cosa, devo dire, che personalmente mi ha più toccato e emozionato è che se devo fare un confronto con le regole che hanno permeato la mia vita, soprattutto professionale, rispetto invece a un'esperienza nel settore agricoltura, è diciamo il fattore distintivo del tempo. Ad esempio nel lavoro, il lavoro che faccio, che sto svolgendo, devo dire, più nel senso, tutto può essere modificato in funzione del tempo, più uno lavora più ottiene risultati. In agricoltura devo dire che questo è una regola che non vale, quindi l'agricoltura ha i suoi tempi, dipende da mille fattori, se non anche meteorologici, e per cui è un impatto, devo dire, dal mio punto di vista sconvolgente, quindi è una variabile assolutamente indipendente. Tutto questo crea delle apprensioni, delle emozioni. Sicuramente il fatto poi di essere riusciti alla fine ad avere un vino, il nostro primo vino, ripeto, un rosato, e vederlo imbottigliato con una bottiglia ideata da noi è stata sicuramente una grande emozione.
Adesso Campo al Signore è un'accogliente residenza dai toni caldi e dai pregiati dettagli di colore. Circondata da un giardino, un orto, numerosi alberi da frutta e un ampio cortile. Per quanto riguarda l'esterno, questo è stato il nostro primo giardino. Nella vita non avevamo mai avuto un giardino, abbiamo una terrazza, ma non è di dimensioni molto limitate, o dei balconi a Firenze, niente di più. Per cui qui ci siamo un po' sbizzarriti, nel senso che ci sono quasi 2900 metri di esterno, giardino. C'erano soltanto degli olivi, abbiamo ricostruito l'ambiente, un ambiente abbastanza semplice con delle aiuole laterali e poi quella cornice di vasi sospesi che avete visto fuori, sono basati su delle colonne e sotto c'è una siepe che li fa sembrare come sospesi, è molto suggestivo soprattutto di sera da vedere illuminato. E poi abbiamo messo tanti alberi da frutta, alberi ciliegie, amarene, mandorli, cerchis, un po' di tutto e due cipressini per ricordare dove siamo in Toscana. Comunque più che altro è un prato toscano misto, quindi richiede molta cura e molta acqua, questo è fondamentale. Al piano interrato ci sono la cantina, la barricaia e la sala degustazione con una vera e propria libreria dei vini. Se la parte sopra è considerata residenziale della casa, la parte sotto è divisa da una barricaia con tutte le caratteristiche tecniche della barricaia, da una parte invece magazzino. Al centro della medesima c'è una sala degustazione con una cosiddetta libreria del vino, dove appunto l'obiettivo è quello di far degustare il vino a chi ha la fortuna di venire in azienda. Quindi diciamo sotto, ripeto, è la parte tecnica. I filari di vigna si alternano agli ulivi, gli altri grandi protagonisti dell'azienda. Tradizione e innovazione per ottenere il massimo della qualità con il minimo intervento. La zona di Bolgheri è bellissima, naturalmente non è una zona semplice dove tutto è facile. I terreni infatti non sono semplicissimi da dover affrontare, anzi molto spesso se non sono regolati bene provocano anche dei disagi a livello dell'apparato radicale e della crescita delle piante. Dobbiamo naturalmente lavorarli con cautela e soprattutto toccarli il meno possibile. Un nuovo modo di affrontare la viticoltura che però sicuramente darà i migliori frutti anche in futuro. Quando si parla di agricoltura, di vigna, di olivi, quella è la mia passione più bella del mondo. L'azienda è giovane e dinamica. L'idea è quella di produrre grandi vini che siano piena espressione del territorio nel pieno rispetto delle stagioni e dei ritmi dettati dalla natura. La passione del vino è stata una passione determinata in tarda età, però una passione, quindi abbiamo cercato di sfruttare questa piccola azienda agricola nel fare vino. Quindi possiamo dire che sicuramente siamo dei parvenuti nel vino. L'amore del vino nasce dal fatto di averlo degustato ovviamente in tante occasioni, in particolare il rosé, che poi è il nostro primo vino dell'azienda, che ci è particolarmente piaciuto allora e soprattutto oggi. Prodotti naturali, genuini, ottenuti limitando al massimo le aggiunte esogene e gli interventi tecnici esterni. Un'estrema selezione delle uve, una raccolta manuale attenta e scrupolosa effettuata con piccole cassette per evitare il sovrappeso. Nell'ambito dello stesso vigneto sono state effettuate raccolte scalari raccogliendo le uve anche in tre momenti diversi. Campo al Signore è un'esperienza bellissima.
ho conosciuto il dottor Parenti da un mio cliente e mi parlava di questo suo progetto, in questo territorio splendido. Allora siamo venuti insieme qui a vedere l'azienda, a parlare del progetto, dei vigneti, e io mi sono subito innamorato, perché Bolgheri non ha bisogno che lo descriva io, è un posto meravigliosamente bello, è un territorio, uno dei grandi territori vocati italiani, che esprimono vini di pregio. La nostra prima produzione è il rosato Doc Bolgheri, l'annata è la 2016, in giacenza, in botte di legno ad affinare e a fare il proprio percorso di evoluzione e maturazione, abbiamo i nostri rossi, che ci fanno veramente ben pensare, perché l'annata 2016 per i rossi in questa azienda è stata veramente interessante. Il nostro rosato si compone di Sangiovese e Merlot. È un assemblaggio, ovviamente nei limiti e nel rispetto del disciplinare produzione. È un assemblaggio che deriva da una prevendemmia, una raccolta d'opportunità su quelle poche piante di Sangiovese che abbiamo in vigneto, e questo ci permette di avere la parte di mineralità, di freschezza che ricerchiamo nel rosato e che, fra virgolette, va più verso il gusto del bianco. La seconda aliquota che compone il blend deriva da Salasso, e da Salasso di Merlot in particolare. Quindi il nostro rosato del Camposignore, dal mio punto di vista, è interessante proprio perché abbina entrambe le caratteristiche, sia esse di freschezza, sia anche di una certa importanza gustativa. Il rifiuto dei prodotti chimici di sintesi in cantina permette di ottenere vini che siano il più possibile figli del territorio e della cultura di appartenenza, il perfetto equilibrio tra l'azione dell'uomo e i cicli naturali. A livello professionale, intraprendere un percorso del genere come qua a Camposignore è meraviglioso, perché sia umanamente sia professionalmente non si può chiedere di meglio. Il gruppo di lavoro è bellissimo. Il dottor Parenti è un imprenditore serio e lungimirante, e quindi poter lavorare in un posto dove, no, ti puoi esprimere e puoi mettere in campo quelle sono le tue idee è bellissimo e stimolante ogni giorno. Di questo posto devo dire apprezzo ovviamente il fatto che è una campagna toscana, però che è anche vicino il mare, quindi siamo a pochissimi chilometri in linea d'aria dal mare, che personalmente amo molto, quindi direi che trovo che sia un connubio bellissimo, è un connubio che peraltro influenza anche le colture vitivinicole, quindi è peraltro interessante. Ultima cosa, devo dire, apprezzo anche molto le persone che vivono questo luogo, perché sono delle persone, devo dire, ancora con una loro umanità e degli aspetti del carattere che sono veramente apprezzabili. Mi chiamo Simoncini Rocco, sono gestore del pesce cotto situato sul porto di Cecina ormai da 3 anni, ristoratore da 10. Ci siamo incontrati con Campo al Signore, che per noi è stato una rivelazione per quanto riguarda gli abbinamenti dei nostri piatti. È un vino che si abbina molto a dei piatti di un carattere importante, tipo al baccalà, al pesce alla griglia, a del tonno, anche a dei primi, e naturalmente si abbina molto bene anche a dei piatti di carne. Con ciò io consiglio sempre vivamente ai nostri clienti, per quanto riguarda il rosé, Campo al Signore, che per me è un prodotto molto valido e che richiama tutti i sapori del nostro territorio. Iniziamo dal Bolgheri Rosso, 100% di Merlot, che affina in legno grande, quindi scelta un po' diversa, no, dallo standard bolgherese. Assaggiandolo colpisce questa anima nera che il Merlot fa emergere, che il Merlot mette dentro questo vino, ma si vede subito dall'attacco cromatico, grande intensità colorante, quindi grande massa
che proprio esprime questa ricchezza cromatica, ma colpisce poi nel proseguo della degustazione perché naso preciso, pulito, davvero elegante, perché scansiona nei giusti tempi la fuoriuscita dei descrittori, che sono frutto nero, questa è la particolarità, succoso, pieno, ricco, ricorda proprio la mora, una spezia gentile, mai troppo dolce, mai invadente, che fa da supporto e accompagna questa sensazione piacevole davvero e dominante di frutto. E poi è sul palato che davvero mostra tutti i cavalli che il Merlot a Bolgheri riesce ad esprimere quando ben trattato, quando ben accompagnato. Quindi opulenza, generosità, larghezza, però a questo impatto così importante segue un po' il segreto, no, della qualità di questo Merlot bolgherese, ovvero questa freschezza, questa acidità che davvero snellisce, alleggerisce la beva e ti fa godere ogni singolo sorso, facendoti rimanere quella voglia di tornare nel bicchiere di nuovo assaggiando. Quindi una freschezza che davvero definisce e alza il livello qualitativo. Campo al Signore, il cru, la selezione, nasce da un blend. Questo blend si forma da Cabernet Sauvignon, la parte più importante, 50%. Cabernet Sauvignon significa semplicemente struttura, spina dorsale, tannino, quindi ricchezza, profondità, no? A livello gustativo. E questo è quello che il Cabernet di fatti cede a questo vino. 40% di quella parte più suadente, più voluttuosa, più morbida, più setosa, più vellutata, che è il Merlot, che oltre a regalare queste sensazioni riesce ad accordare molto bene quell'ultima parte che comprende il brand, che è il Petit Verdot, che dà ricchezza colorante ma anche grande frutto, grande fruttuosità. E questo è il timbro più importante, perché non c'è vegetale, non c'è erbaceo a compendio di una maturazione davvero ben riuscita delle uve, e quindi grande frutto anche qui, unito anche a una spezia che è gentile, che è educata, che non è mai invadente, ma che è supporto dell'esaltare dell'esaltazione di questa parte di frutto. In bocca è tre passaggi che fanno secondo me grande un Bolgheri. Primo è la linea, la forza, la concentrazione, la struttura, la penetrazione. Secondo è la capacità di avere un tannino perfetto, una precisione tannica incredibile. Terzo è l'eleganza, perché quando si ottiene una precisione tannica come questa, quando il tannino è davvero integrato perfettamente dentro il vino, è il Bolgheri la sua essenza, e quindi l'equilibrio che determina qualità, ma soprattutto determina eleganza, quindi pieno, succoso, profondo, lungo, no? Come scia di sapore a livello gustativo, ma anche questo tocco di acidità che alleggerisce, e grande qualità di tannino, soddisfacente su tutti gli aspetti, davvero interessante, ben riuscito, ben pensato. E fra vigne, cipressi e olivi non è raro veder sperciare preziose auto d'epoca, appartenenti alla collezione privata di Luca, grande appassionato di motori, quelli che hanno fatto la storia. Se si è fortunati, si potranno ammirare le diverse e uniche vetture. Un modo diverso ma altrettanto coinvolgente di vivere la Toscana e i suoi percorsi. Dopo una lunga giornata ci meritiamo un aperitivo. Per cui ci apriamo una bottiglia del nostro rosato IGT 2017, che come vedete è caratterizzato da un'etichetta un po' diversa. Abbiamo rappresentato nell'etichetta una passione di mio marito, che sono le auto d'epoca, e quindi abbiamo inserito una delle sue auto che in campo è venuta a accompagnarci durante la vendemmia. A Campo al Signore vengono organizzate visite in azienda e degustazioni, non solo per spiegare la terra e i suoi preziosi frutti, ma per far respirare un territorio che ha tanto da raccontare a chi riesce ad ascoltarlo. I più curiosi possono richiedere corsi di winemaker con esperti del settore, organizzati in periodi specifici, dove è possibile vedere, seguire e comprendere i vari passaggi che portano un grappolo d'uva a diventare un piacevole sorso di buon vino.